ci giochiamo tutto, appunto, dentro fuori. E diciamo appunto che per molte è la prima gara importante, alcune di loro, molte di loro non hanno ancora mai incontrato l'Australia se non nel collegiale di Ostia di 2 mesi fa, quindi insomma è un battesimo importante. Grazie a Beppe Marotta. Kate Ginter si è aggiudicata allo sprint su Allegra Lapi, le formazioni non hanno invertito posizione in acqua, lo faranno soltanto al termine di questo tempo quando arriveremo a metà gara, la traversa accolta da lontano da parte di Webster. Ripeto, 4 tempi da 8 minuti in caso di arrivo alla pari, una coppia di overtime, uno dei quali dura 3 minuti e poi l'eventuale serie di 5 rigori. Ogni squadra può andare e deve andare al tiro in 30 secondi. Da lontano palla al centro, Casanova si gira, perde il pallone. Secondo me non c'era rigore, sono sincero. No, aveva il possesso, poi si stava girando, lo ha lasciato, nel momento in cui lo ha lasciato è tornato il raddoppio australiano, quindi corretta a mio avviso l'interpretazione di Sergio Borrell. 1-0 per chi attacca in questa gara che vale un posto nella semifinale iridata contro la Grecia. Gornero ci arriva, vanno bene le cose in difesa con Gornero che secondo me finora è il miglior portiere del mondiale. C'è un cambio al volo, esce la Bianconi, quanto affaticata entra al suo posto la Colaiocco, quindi dobbiamo prendere un fallo e cercare di giocare questi 10 secondi con un'inferiorità numerica. Non riusciamo a fermare il cronometro, c'è palla che da lontano viene tirata proprio da Marta Colaiocco verso la porta avversaria, non è stata inquadrata la porta di McCormack. L'Italia in attacco non potrà che migliorare, ma attenzione in difesa a non lasciare spazi in cui le australiane sono solissime nel proporsi. Gornero non sempre può opporsi col miracolo. Situazione che Juash va a fischiare contro Allegra Lapi. Arriva dalla A2 Allegra Lapi, già argento europeo a Belgrado. Palla nell'angolo che noi soffriamo tanto. Per fortuna che le australiane hanno anche loro un contatto pesante col pallone e poi Gornero ammutolisce Kate Ginter. È vero, hanno tirato già 8 volte verso la porta italiana le atlete avversarie, ma hanno sempre trovato una Gornero straordinaria, mentre per l'Italia i tiri sono stati soltanto 6, non tutti nello specchio della porta. Palo esterno di Webster, possiamo andare via, c'è la possibilità per... ma non puoi chiamare espulsione, no. C'è un 1-0, devi lasciare giocare Borrell. E va a bersaglio con carrozzina numero 5, Martina Savioli, per l'1-1 che è frutto di 20 secondi di grande caos. Il tricolore, il bianco, rosso e verde per festeggiare ciò che ha compiuto la 21enne atleta col numero 5 che festeggia per la 7ª volta in questo torneo, dopo Roberta e Bianconi, e insieme a Frassinetti è la migliore marcatrice italiana. L'espulsione data nella ripartenza in nostro favore poteva far sì che il pallone non potesse arrivare nelle mani di Martina Savioli, che era sola davanti McCormack, invece così non è stato, ben per noi che riusciamo a realizzare in superiorità numerica un gol che potevamo anche realizzare in parità, perché Martina ha scelto bene il tempo e è andata rapidamente verso la porta avversaria. L'Italia si sblocca a metà del secondo tempo, realizzando il sempre palla possesso dell'avversaria dell'Italia, quindi Knox mette la palla sotto e Juash fischia correttamente. 2 gol entrambi realizzati in modo abbastanza anomalo, che fissano il punteggio sull'1-1. È la gara perfetta per Italia e Australia, stanno giocando benissimo.
in attacco dovremmo invece cercare di servire, ecco come abbiamo fatto, questo è il rigore, Borrell lo fischia a Teresa Frassinetti, una di coloro che maggiormente ha saputo scalare le posizioni in campo internazionale. Ginter al suo fallo grave permette all'Italia di andare a battere con la mancina Giulia Emmolo dai 5 metri. Siamo quasi alla metà del secondo tempo quando andiamo per la prima volta in vantaggio. Ci riesce la ragazzina terribile di Imperia che a 15 anni si portò via da una gara mondiale il pallone, quello con cui ha fatto gol in una spedizione non brillantissima, disse ai microfoni di Annalisa Bartoli: io riparto da qui, ed è arrivata a fare il gol del 2-1 nel quarto di finale. Ma che bel movimento quello di Teresa Frassinetti, si è girata alla grande con Ginter sulle spalle, poi il rigore perfetto di Giulia Emmolo e adesso primo vantaggio per le azzurre. Giulia Emmolo che è al suo terzo gol in questo torneo. L'Italia ha segnato due gol in 40 secondi dopo aver mancato l'appuntamento con la rete avversaria per 12 minuti. Non è un caso che vi raccontavo come attendessimo il decollo del Smile Team di Fabio Conti. Ci piace che anche Giuseppe Marotta l'abbia definito così come lo abbiamo battezzato. E ancora pressing per l'Australia. Dobbiamo lavorare un pallone come abbiamo fatto in precedenza. Dovrebbero dare qualche espulsione in più, a mio avviso, dall'esterno e non consentire questo gioco eccessivo, troppo fisico. Solo fisico, direi. Il tempo fermato di continuo con le mani addosso ed è ovvio che nel confronto puramente strutturale, fisico, le australiane siano in vantaggio di chili e di centimetri nei confronti delle azzurre. Palla per Ginter. Ripon, Rebecca Ripon, storia di colei che ha realizzato quello che fu il gol dell'1-0 dell'Australia in questa partita. Poi c'è il fallo al centro che Juhasz ha visto bene di Zagami nei confronti di Giulia Emmolo e c'è la nuova controfuga, questa volta è Marta Colaiocco che va a depositare la palla sulla parte alta della traversa. Era troppo a contatto con McCormack per tentare questa risoluzione. Poi è andata a chiudersi scegliendo la parte sinistra della porzione di porta. Adesso dobbiamo subire il 6 contro 5, ma torna con la Iocco. Però vanno bene queste ripartenze che danno sicuramente, sono una spina nel fianco per l'Australia che adesso guadagna l'espulsione. E Frassinetti che va nell'angolo e Greg McFadden, non so perché, si conceda il primo dei due time out di cui ogni tecnico può disporre nell'arco di una partita. Forse non è contento di come le proprie giocatrici stiano interpretando il match, quindi chiede una interruzione perché oltre a dare indicazioni sul time out vuole dare anche indicazioni per il prosieguo della gara. 45 anni, è stato responsabile dell'Istituto Australiano Sportivo di Pallavolo Maschile per poi 6 a guidare la nazionale giovanile di quel paese. Con il Cronulla Sharks di Sydney ha vinto 5 titoli nazionali da atleta per 226 volte con la nazionale australiana. A Barcellona il quinto posto olimpico, il suo miglior risultato è nepote Frassinetti che ha ancora delle piccole scorie legate a quella ferita, il cerotto posto dal medico sociale Enzo Ciaccio che ha curato con Alessandro Francini, la atleta del Rapallo. Conti è accovacciato a bordo vasca e vede ancora una volta la difesa perfetta delle sue atlete. Ha tirato Ginter, ha messo il braccio Pomeri, ovviamente una palla a nuoto da anni ormai non si assegna più l'angolo se non è il portiere a mettere oltre il fondo o il difensore impugnando e volontariamente allungando oltre la sagola di bordo vasca la traiettoria del pallone. Pomeri, la più giovane del gruppo, ha 18 anni appena. Poi fallo di attacco di Frassinetti che sta svolgendo un ruolo di grande intensità fisica
lottando per mantenere la posizione migliore. Certo è che forse con troppa facilità l'Australia si pone dalla posizione 1 in attacco. Ancora una volta Gornero è fenomenale nel respingere su Melissa Rippon, ma corriamo dei rischi che non dovremmo. Però lasciamo concludere le nostre avversarie dallo schieramento di destra dell'attacco australiano, dalla mano buona, non avendo almeno in acqua finora mancine, quindi va bene, è un'indicazione sicuramente tattica di Conti. 1:24 la conclusione di questo tempo e c'è il 5 metri, il rigore per l'Italia che Borrell ha deciso meritarsi Teresa Frassinetti nei confronti di Glencora Ralph per la formazione azzurra e Savioli dai 5 metri a tentare la trasformazione in precedenza riuscita a Giulia Emolo. Vaillant non guarda nell'angolo, è in panchina e non guarda quello che accade. Martina Savioli ci regala il massimo vantaggio con lo suo settimo acuto in questo torneo e devo dire che è perfetta Teresa Frassinetti. Che cosa sta facendo in questo mondiale l'atleta? È una ragazza che ha mostrato progressi enormi, mantiene bene la posizione, ma soprattutto anche dall'esterno abbiamo la pazienza di aspettare il momento propizio per dare il pallone proprio a lei. Si gira in maniera perfetta la teta del rapallo, guadagna il suo secondo rigore della giornata. 3-0 di parziale per l'Italia in questo secondo tempo. Siamo dunque per approdare a metà gara sull'attacco delle australiane, che hanno ancora 4 secondi di possesso palla. Io una difesa così impeccabile, dove c'è Simona Abate che riesce perfino a neutralizzare il tiro avversario da tempo, non la vedevo in nazionale. E non certo, e non sempre, per colpa del tecnico. Ultima azione d'attacco dell'Italia, tempo pieno. Deve andare a tirare, può andare a tirare Francesca Pomeri. E trova il primo palo. Lei che è la più giovane del gruppo fa esultare la panchina dove si conosce Elisa Casanova. È il primo gol in questo torneo per colei che è nata, per sua fortuna, nel 1993. Realizza il gol del massimo vantaggio per la nostra formazione. Arriva dall'Imperia insieme a Giulia Gornero e Emolo. Ottimo difensore la Pomeri, però anche in chiave realizzativa ha tenuto benissimo la palla bassa, non ha girato la testa, ottima la posizione del corpo in acqua. Quindi adesso l'Italia naviga a un vantaggio triplo nei confronti di una più accreditata Australia. È il primo gol a numero pari nel corso di questa sfida. Sul palo la conclusione quasi allo scadere di Ginter. Poi controlliamo in difesa e andiamo a metà gara dopo 8 minuti perfetti. 4-0 di parziale.